a tutti ragazzi, sono Guardatomas con Seymour di Finalmente in questo nuovo video. Oggi faremo la nostra prima partita sulla modalità Zombie, appunto, di Call of Duty Cold War. Ovviamente sulla prima mappa uscita, ovvero The Machine. Ho già ampliato la mappa giusto per regolare le impostazioni grafiche e ovviamente i tasti, visto che giochiamo dal nostro medico in laboratorio. Sono le 6:42 di mattina, ci sono voluti circa 30 minuti solo per accedere ai server, appunto, di Call of Duty. Però finalmente possiamo giocare, quindi direi di iniziare subito la partita. Ci sono delle sezioni un pochino strane per dividere le modalità, non capisco molto bene perché esistono. Forse per limitare la durata delle partite, beh, non è male, tutto sommato, no? E in privata non capisco che differenza ci sia tra The Machine e The Machine singolo. Però nel dubbio ne faremo The Machine singolo. Proveremo giusto un po' come si presenta questa modalità. Faremo una decina di ondate. E proveremo a attivare la corrente Pacapunch e vediamo un po', ci dovrebbero essere delle guide. E speriamo bene ragazzi. Il nuovo Call of Duty di quest'anno. Ci sono un po' di classi, vediamo un po'. Ricognitore, mia energia. MP5. Ah, 1911. Con scrematura etere, crea esplosione. Ma mi piace questo, facciamo questo. Eccoci qua, signori. Siamo al punto alfa. State pronti, squadra d'assalto. Un po' strano questo Benvenuti al ingresso, punto alfa, decisamente squadra d'assalto. diverso Teniamoci dai al classici loro. Call of Duty. Giocabilità per adesso. Visto che ho già fatto due andate prima giusto per provare l'accessibilità, è davvero fantastica, ragazzi. Promette molto bene. Qui ovviamente la mira ancora a cagare, devo prenderci la mano. Il sistema punti è un po' strano, non lo capisco più. Non funziona più a colpi, ma a uccisione. Quindi non serve sprecare munizioni Era ovvio che fossero stati causati da questa per struttura. come si faceva una volta, Dovrete no? saperlo Per meglio di prendere tanti più punti altri, possibili. dottor Strauss. Ma un sistema Squadra, un po' di merda per il l'ingresso mio. dovrebbe essere poco più avanti. Però ci dovremmo abituare, no? Qui cosa abbiamo? Cosa dice qua? Di prima detto era un giro, quindi lì c'era un ingresso. Facciamo un po' di punti e poi passiamo ad aprire le porte, per la corrente. Ma è molto bello, devo dire. Che cosa c'è? Allora, raccoglie in automatico. Che cazzo ha raccolto? Anche qua. Questo devo selezionarlo. Ah, ma una granata. Un assordente. Oh merda, mi sono assordato. Ah, si dà pure dei punti quando strisci in zona. Bello. Cos'è? Ah, ci mette un po' a generare potenziamento. Questo non è male, così almeno eviti di prenderlo per sbaglio. Punti doppi. Ah, che merda questa scritta, è davvero fastidiosa. Quindi si possono raccogliere granate, quindi tattiche letali da terra. Come abbiamo già visto, tra l'altro, anche nell'anteprima di gioco, si vedeva una granata a frammentazione che cadeva. Questo cos'è? Cassa di munizioni. 250 per MP5, non male, bello. Andiamo in pugni. Questa mi ha lasciato proprio il presso come cosa. Porta chiusa. Questa possiamo aprirla. Apriamo tutto dopo. E facciamo passare un paio di ondate che. Ma tra l'altro, interessante il nuovo sistema di bussola. Sicuramente molto utile. Il sistema della mappa lo trovo abbastanza inadeguato. Da forse inadeguato non è il termine corretto. Inatteso. Ecco, forse è corretto. Per zombie, non ho mai sentito la necessità, quindi non so per quale motivo l'abbiano messa adesso. Per facilitare l'ingresso a nuovi giocatori? Probabile. Proprio adesso mi sembra abbastanza tranquillo, eh. Poi ovviamente siamo le prime ondate. Guardiamo 3260 punti. Voglio vedere come sono le bibite, ragazzi. Come sistema di mobilità mi sembra anche abbastanza reattivo, non male. Sto provando un po' a scivolata per vedere se non si può fare come Black Ops 3. O non sono io ancora capace a temporizzare, no, non si può fare, mi sa. Non si può saltellare come su Black Ops 3, peccato, quello è il sistema di movimento migliore sicuramente. Però non lo vedremo mai più. Non male, però mi piace. Vediamo se c'è qualche arma da comprare qua che non ci ho fatto caso. Arme mura, ecco, tutti questi graffiti non capisco un cazzo.
Fermo muro che spero siano sempre con i gessetti. Non sa com'è con i gessetti. Forse qua. No, forse non ci sono armi a muro. Sul carro. No. Qui c'era l'ingresso, quindi comunque sbloccare con la corrente dopo. Non vedo sagome. Quindi probabilmente nella stanza principale non ci sono armi da comprare. Interessante, però ovviamente non sarà impossibile fare le sfide appunto la stanza principale, la first room challenge, perché possiamo comprare le munizioni. Quindi ipoteticamente si potranno fare delle ondate molto alte, a patto che abbiate il tempo appunto di rimanere a sparare 400 caricatori su uno zombie in un'ondata 60 ipotetica. Vabbè, non ci diamo anche questo. Anche qui la coltellata, che in realtà non è una coltellata ma adesso usa il calcio dell'arma, è abbastanza distante, cioè prende molto distante, quindi bello. Ondata 4. Quest'arma sembra forte, eh? Rispetto alla classica pistola iniziale, che c'è sempre stati tutti i zombie, è un bel passo in avanti. E non so se rimarrò con questa oppure prenderò la pistola, tanto per rimanere sul classico. Comunque, se siete venuti da altre partite, da altri gameplay, potete benissimo notare che io ho disattivato il nome Vita dei Zombie perché mi dava troppo fastidio e volevo tenere un'esperienza più classica possibile, anche se ho cambiato qualcosa. Oh cazzo. Ah, una Semtex, bello! Ci sono le Semtex, confermato, molto bello, mi piacciono. Sono quelle granate che si attaccano. Toglie davvero poco di danno qui, adesso. Non so se il danno aumenta col passare dei round, ma adesso toglie davvero poco. Non capisco che cazzo stia raccogliendo, cosa raccolgo? Siamo 5008. Bene. All'istante possiamo, direi, tenere un ultimo zombie qua e provare a aprire tutto. 5008. Con questa ondata arriveremo a 7000 punti, spero. Ah, ci segna pure i secondi dell'istante questo. Adesso è bello, eh. Questa è una bella cosa. Mi dà un po' fastidio che sia lì quasi in mezzo allo schermo. Potevamo metterlo in basso, ma penso che in basso soprattutto ci siano le bibite, come su Black Ops 4, se non ricordo male, perché l'ho giocato poco. Vicini vicini. Esegui 50 uccisioni corpo a corpo. Questo mirino mi confonde. Ma c'è una sorta di calamita quando usi corpo a corpo. Ti avvicina automaticamente, è brutto. Non so se era un caso, ma penso di no. Sono un po' di zombie, eh. Devo dire, per adesso come primo approccio mi sembra molto bello. Mi sembra davvero bello. Non so quanto possa essere longeva questa mappa, sinceramente, però da quanto ho capito in un mese dovrebbe essercene una nuova, sperando che sia più bella di questa. Questa non è un gran come mappa, da quello che ho visto dei video. Ora bisogna provare con mano. Ho preso due colpi e non sono neanche a metà vita, quindi quattro colpi e mezzo regge questa vita iniziale, ondata 5, a patto che ovviamente cambino poi i danni con l'avanzare delle ondate. Punti, questo da 500. Da 7008 abbiamo un sacco di punti. E teniamo magari due zombie, va? Cos'è questo? Non capisco. Vaffanculo, non mi fa neanche vedere che me lo raccoglie subito.
Scrivetemi nei commenti che è sta roba, vediamo se mi dà dei punti, boh. Materiali. Chissà cosa servono. Usciamone ancora un paio. Magari prendiamo delle munizioni, va? Due, lasciamoli così. Prendiamo delle munizioni e avventuriamoci. Allora, vediamo un po'. Possiamo aprire qua? No. Non correre, testa di cazzo, calmati. Apriamo qua. Porta per soggiorno aperta. Ah, ci dice anche... Perché corrono? Rompete i coglioni. Non dovrebbe correre l'ultimo, è cambiato adesso. Gli ultimi due corrono. Bello, accende la torcia in automatico. Ma... Non avrei dovuto chiudermi qua. L'atmosfera è davvero interessante. Ah sì, la fai in automatico, quindi. Allora, ci dice dove aprire, strutture. O dove andare, non capisco. Devo fare energia, quindi dovremmo andare di là. E per andarci dovremmo aprire un'altra porta, che è questa. Che cazzo di porta deve aprire? C'è la scala? Questa qua, probabilmente. 7350. Eravamo con 8200 punti? 8000 punti? Madonna, che cazzo, è incazzato nero questo. Eccola là la porta. Io sto andando a caso, non so se devo aprire effettivamente lì. Sì, penso sia qua. Perfetto, questa è la zona dove c'è il jug, vero? C'è lo spazio della cassa, che non è lì ovviamente. No, questo è Quick Revive. Abbiamo Quick Revive. Bello. Perché non si accascia, Dio bastardo. Non si sdraia. Non si sdraia, ma che cazzo è, ne ha preso in giro? Comandi. Accovacciamento, scivolata. Sdraia, diverso? Cioè, c'è un menu diverso? C'è un comando diverso, veramente? Imbarazzante. Ci sarà uno unico, no? Cambia posizione, scivola. Perché non c'è? Avanzamento, salta. Eccolo qua. Il nostro classico comando. Imbarazzante che non l'abbiamo messo per definito. Eravamo tutti abituati così praticamente. Ma non si sdraia comunque. Ah, devo tenere premuto. Va bene, è una pressione un po' più prolungata rispetto agli altri giochi. Va bene, nessun problema. Adesso, struttura 38 metri. Ci sarà qualche ingresso qua. Ah, ci sono delle frecce, dobbiamo seguire quelle. Qua. Questo corre veloce, ragazzi, io mi sto caccando sotto, cioè, è tutto buio. Porca puttana, andiamo. Ci faranno manzero. Strano. La porta si apre da sola. Com'è ad accoglierci? Adesso fanno manzeroni. Lazzaro tornato in vita. Dottor Strauss. Non mi fa piacere tornare in questo posto maledetto. Ho sentito quelle voci sulle. Io sto prendendo tutto, non so bene. Dopo la mia partenza. Il gruppo Omega abbia proseguito il lavoro dei nazisti. Ci sono i zombie. Dobbiamo riattivare l'energia. Qui che c'è per risposta alla loro nascita qua. Non ho più punti. Li ho sprecati a cazzo. Probabilmente sì. Energia. Sento delle voci. Oh mannaggia Dio, ho finito dai punti, che cazzo. Quante ne servono? Sarà un bordello? O se penso che ho aperto io le robe sbagliate? Posso andare qua? Sto cazzo. Ho aperto le cose sbagliate. Non posso ancora attivare la corrente per far passare qualche altra ondata. Ondata 8. Per avere tutti i punti. Come faccio a tornare all'ingresso adesso? Qua.
Io non me la ricordo questa parte. Ah, probabilmente qui si sale. Qua, sarà qua. Va bene, si va di qua. Qui non posso andare. E c'è quest'altro ingresso qui, va bene. Ci servono altri punti, qui possiamo rimanere qua, direi, per adesso. Facciamo altri punti. L'atmosfera è interessante, eh? Non me l'aspettavo così. Adesso i punti si chiamano essenza. La nostra essenza non è sufficiente. Ah, un'altra arma, andiamo a muro, così proviamo a cambiare un po' arma. Ci sarà qualcosa, cazzo, non c'è. Eccolo qua. Costa troppo, peccato. Torna nella terra. Comunque non nascono ulteriori zombie, pensavo ce ne fossero lì. Come succedeva in alcune volte, in alcune zone, quando aprivi alcune zone su Black Ops 3, che c'erano dei zombie predefiniti lì. Invece, a quanto pare, no. Me lo sarei aspettato, sinceramente. Strano, io sono un bordello di zombie adesso. No, una cosa che ho notato è che mi sembra che nascano molto più velocemente rispetto agli altri capitoli. Stile neutralizzato. Che sto mirino fa cagare, ragazzi. Non vedo l'ora di buttare un accesso. E prima di aprire tutto devo aspettare. Se non è andata 6, è andata 7. C'era ancora un botto di roba da aprire. Munizioni finite. Andiamo a comprarle. Proviamo a prendere un'altra arma. Questo è un M16, non ho visto. M16. Oh madonna, che mirini hanno. Questo cos'è? Hanno morto, bello. Però sembra forte. Ci mancherebbe, cazzo. 1500 pagate. Munizioni. Facciamo ancora un'altra ondata. Data 7 e poi sblocchiamo tutto. Dovrebbe esserci un'ondata speciale. Non so bene come si è gestita qua. Però so che c'è. Non so come si è gestita. Alla cassa. È lontana e penso che sia sotterranea. Proviamo un po' quest'arma, va? Scusate se non sono molto reattivo, ma sono svegliato da poco e ho dormito 40 minuti. Cosa? Ah, ho messo il... Meta confermata. Si può mettere la segnalazione adesso, mi ero dimenticato di dirvelo, è una cosa molto interessante. Rapporto, obiettivo segnalato. Andiamo a spostare un po' di roba lontana, tipo quello. Vediamoci in quel punto. Vabbè, bello, non male. Questi mirini mi fanno davvero cagare, ragazzi. Non so se sono io stupido, ma se non sono abituato a questi tipi di mirini. Sì, ma comunque mi sembrano anche le... Prendiamolo. Anche qui le targhe, l'uccisione, sono quelle di World War 2. World War 2, quantomeno me lo ricordo, mi ricordano quello. Ah, boh. Corrono un casino.
4000 punti, ragazzi. Ora va la spacca. Ci ha messo un po' a accendere la luce. Allora, dove eravamo qua? Ah, qui c'è una trama. XM4, non la conosco. Allora, quindi abbiamo da aprire delle porte. No, era di là. Allora, una. Stava qua. Dove cazzo sto andando? Puttana troia, hanno cambiato direzione. È l'RPD quello, minchia, muro? Bello. Quindi dobbiamo andare qua. Sperando che non ci facciano di nuovo manzeroni. Uno. Prima parte, primo settore attivato. Bello. Terminale. Ultimo terminale. Pensavo di essere fregato. Ultimo terminale. C'è un tempo per stabilizzarli. Stabilizza l'acceleratore. Sì, penso ci sia un tempo, per attivare tutti. Vabbè. Comunque, non penso che sia complicato da raggiungere. Fatto. Acceleratore di particelle. Un'anomalia. Andiamo all'anomalia. Oh, mi sta ammazzando. Oh. No. Ma che cazzo. Ma non potevo muovermi. Ma che se ne è preso. Ma ragazzi, questo è un errore o è... era previsto? Cioè, ma veramente? Siamo nell'etero oscuro, quello che penso che sia l'etero oscuro. Però è una presa in giro questa, veramente. Io sono morto. Ah, queste sono le terminali per le armature. È una presa per il culo questa. Io non so dove sto andando, Tunnel etere. Devo andare lì? Sto seguendo la mappa, non ho la minima idea di dove stia andando. Mi dice di andare su, quindi devo salire. Non mi ricordo come si sale, mannaggia, addio. Cioè è imbarazzante però che sono andato a terra così, puttana troia. Ma è lì, c'è un tunnel lì. Probabilmente devo andare di qua. Ecco. Ditemi nei commenti se era prevista sta roba o... Ma questo? Ci sono andato al tunnel etere, vediamo che succede adesso. Pezzo. Macchina. Sarà il pack punch questo. Vabbè, una minchiata allora fare il pack punch, ragazzi. Non mi ricordo più dove devo andare. Qui si può scendere così, va bene. Ma sono andato nel punto di prima. Devo andare di qua. E il pack punch quindi in questa zona centrale dove c'è questo acceleratore di particelle. O almeno quello che, se, quello che dice che sia. Me lo immaginavo un po' diverso. Beh, non male comunque. Sembra bello. Ora montiamolo. Oh, mannaggia. L'ha montato. Obiettivo metallo pesante. Ce l'abbiamo fatta. Dicevo, ditemi nei commenti se era previsto che si può essere atterrati nel... Ora siamo tornati normali. Rapporto, che cazzo è successo? I dati mostrano che hanno viaggiato oltre la nostra... Compriamo lui tanto per vedere come stanno sotto. Non hanno interagito con il portale, è vero? Non male, bello. Siamo alla stanza principale. Abbiamo toccato tutta la mappa quindi adesso. Beh, non è tanto piccola, però le parti da sbloccare comunque sono poche. Quindi sommato, va bene, andata a 7, riuscite a sbloccare tutto, ragazzi. Non male. Allora, facciamo come avevo promesso, quindi andata a 10. Ah, qui c'è la rarità delle armi, giusto? Questa rossa cosa vuol dire? Quella più merdosa di tutte? O è speciale? Sono più rarità, come tipo su Fortnite, però non so bene se i colori sono rispecchiano quelli di Fortnite. Penso questa sia una data speciale. Ho un po' paura, vediamo un po' cos'è. Va bene. Con calma. Madonna, c'è un sacco di vita.
Non come quelle di Black Ops 3 che scoppiano con le pistole. Va bene, ma dai, ma cos'era questo, veramente? Avete visto? Quanto cazzo sono veloci? Muoio così. Sto morendo. Sono fortissimi. Avete visto come si è teletrasportato da me praticamente? Non sono sicuro, ma penso che ti intossichi, no? Ah sì, sono come i Nova Crawler. Si chiamano così? Quelle schifose di Ghino del Totem che quando li fai esplodere con la nube tossica ti infettano. Sono brutti, ragazzi, mi fanno schifo. Sono fastidiosi. Cioè, penso sia una bella idea, però preferirei non incontrarli. Qui c'è anche qualcosa che sembra. Qualunque cosa sia, Oh merda. A quello il boss mi segna la vita, non posso disattivare la vita del boss. Ha un sacco di vita. Non è poi così facile, comunque come si diceva. Questo tira le robe. La vita infinita praticamente, poi mi stordisce, mi tira i laser. Guarda, minchia, ma cioè, riesci pure a prevedere dove vai. È una bestia. Ma la bomba le ha fatto un po' di danno. Oh no. Quando subisce danni si divide in due. Ma che cazzo? Non te leve mai di torno, quindi. Ma è un casino di vita, guarda! Poi ti colpiscono sempre perché sembra che prevedano dove vai. Possiamo richiedere un'uscita? So che c'è un'opzione, come si chiama? Exfil. Dove devo richiederla? Penso non qua. Dai, ci possiamo ammazzare, va bene così. Sì, devo essere sincero. È più difficile di quanto mi aspettassi, soprattutto per questi mostri qua che. Vedete quanta vita hanno? Non, a meno che non c'è un punto preciso dove colpirli, che è possibile come cosa, hanno una vita altissima. Vedete quanto ci vuole buttare giù. Poi hanno tutti questi colpi speciali che fanno un sacco di danni. Ah, minchia, pure velocissimo. Questa è già un'arma che ho comprato nel 1005, sarà che forse la rarità è una merda. E anche il fatto ovviamente che si potranno potenziare poi nella caserma. Però ci vuole davvero troppi colpi per buttare. Tutto sommato, come conclusione, devo dire che lo continuerò a giocare per un po'. Perché non mi. Per adesso sembra che prima che si sono mossi. Per stufarmi ce ne vuole ancora, quindi direi che va bene, tutto sommato. Qui gli ondate sembrano più veloci rispetto al normale perché la generazione dei mostri, dei zombie, è più rapida. Escono più velocemente, quindi. Minchia, vedete? Rotti i coglioni, voglio ucciderlo. Dei punti. Madonna, prende delle cariche. Munizioni finite. Ah, magari è l'arma che ho preso lì, l'M16, che è una merda, eh. Ha dato un po' di roba. Lanciamo una Molotov. Zombie ostile neutralizzato. Non male. Sto rapinando tutto. Le sostituisce le cose. Tiro una Molotov. Squadra d'assalto, ho un Bello, bello. Ci uccidiamo? Come facciamo a. Usatelo se volete riorganizzarvi.
Traguardo raggiunto, round 10 completato. Bello. Ci facciamo uccidere così? Non so bene se fare esci dalla partita ti... non ti servono i progressi o no. Dovrebbe salvarmeli. Se parti, non c'erai al pieno bonus partita, ma non è il prossimo motivo per la sconfitta. Ne salvi i progressi. Sì. Perfetto, diamo anche questi punti che dovrebbe essere... i cristalli dell'etere, no? Penso, o sono pezzi, non ho idea. Adesso vediamo un attimo prima di concludere questo video. Un po' come è strutturata la caserma. Quindi per fare le modifiche di tante cose. Siamo al livello 3. Adesso andiamo su caserma. No, equipaggiamento, ho detto una sensata, non era la caserma. Ah, caserma, vediamo se ci ha salvato le statistiche. Zombie. C'è un cazzo. Non ci siamo. E vabbè, peccato. Forse non le salva quelle in privata? Boh. Informazioni. Ma qui sono tutti i dati da raccogliere. Allora, dicevamo, equipaggiamenti. Crear classe non possiamo ancora farlo perché dobbiamo arrivare al livello 4, però possiamo andare su abilità. Gesti, non so cosa sia. Ah, va bene, non li useremo mai, non importa. Abilità. Qui si possono fare potenziamenti. Classe di armi si è bloccato, ragazzi. Si è bloccato. E io non ci credo. Errore interfaccia. Va bene. Fa piacere. Allora, i cristalli. Annulla. Quanti cristalli abbiamo noi? Abbiamo un cristallo adesso. Costo 1. Potremmo potenziare le mitragliette, ma ovviamente non lo faremo. Potenziamenti da campo. Qui ci sono tutte le varie... specialità, appunto, crea esplosione, mina energia, che devo ancora vedere bene quale ovviamente fa. Per me sono tutte abbastanza bilanciate, diciamo, da quello che ho potuto vedere. Quindi ovviamente ognuno si abituerà più a un tipo rispetto a un altro, magari per le evenienze, magari devi fare un easter egg, usi un certo tipo, devi fare ondate alte, usi un altro tipo. Quindi ci sta. Modificatore munizioni, bello, ma quello che voglio fare, quello che voglio concentrarmi adesso è ovviamente il Jug. E potremmo iniziare a potenziare questo al massimo, no? Che ne dite? Abbiamo già fatto un Ethereum Crystal, un cristallo Ethereum, facendo tre ondate. A meno che non ce l'hanno regalata, è stata davvero una stronzata a farlo. Salute massima, aumentate e non so neanche realmente come si faccia ad ottenerli, sapete? Non ho ben capito se c'è una meccanica oppure casuale, tipo liquidi vini o qualcosa del genere. Allora, Jug, potenziamo. La durata degli effetti di stato si riduce del 50%, quindi immagino si riferisca a stordimenti simili, che è una cosa molto bella. Poi, al secondo livello, abbiamo il pesto grassato del pesto 95% di grassa in più e salute massima di 300, quindi sono quelle che avevo già annunciato nei video precedenti. Potenziamo. Io direi di concentrarmi su uno per volta, quindi faremo prima il Jug, poi magari possiamo farlo in ordine, tanto prima o poi dobbiamo portarli al massimo tutti. Speed Gola, sì, direi che è una che dovremmo fare. Scambiamo più in festa, velocità di carica aumentata del 30%, quindi portarlo al massimo è davvero un ottimo miglioramento. E basta, ragazzi, quindi per questo video è tutto, questo primo video di zombie è tutto, spero vi sia piaciuto. Dimmi nei commenti cosa ne pensate di queste nuove modalità, cosa ne pensate in generale di quello che vi ho detto. Ci vediamo presto in un prossimo episodio, e ciao!